Intanto però partiamo. Allora abbiamo detto Paolo Guastalvino, allenatore con il Villa Biagio, lo scorso anno. E allora andiamo dentro però con 10 secondi di Paolo Guastalvino per chi a casa non lo conoscesse. Poi torniamo su Federico Ceneri. Il fatto che non avevo perso è la dimostrazione della grande squadra che andavamo ad affrontare. Lui entra il martedì nello spogliatoio dopo la partita. No, devo fare i complimenti a tutti quanti ragazzi perché per l'impegno che avete dimostrato. Però Fede, Ciumi, a testa alta, con più personalità, portate la palla avanti, cioè, capito? A testa alta, giocate i palloni in avanti. Stichi, tu ti alleni o stai fuori col nuovo con la storia? È giusto? Domenica sera sarò ospite a speciali dilettanti, ti nascondiamo dietro la poltrona, ti nascondiamo, facciamo fare il ventrilogo a Paolo Guastalvino. Andiamo avanti perché abbiamo anche Zoran Luzzi che ti ha allenato invece a Todi, ora allenatore dell'Ellera. Ma noi conosciamo la situazione societaria già da 2 settimane e abbiamo fatto forse Piancastagnaio oggi delle partite belle. Piancastagnaio aveva meritato sicuramente la vittoria per come abbiamo giocato. Zoran Luzzi, a te. Lui mi ha insegnato a marcare, no, io avevo 17 anni quando sono andato a Todi e fa: Federico, quando crossa gente come Peronullo, Mortaro, lo devi guardare l'attaccante, la palla e la porta, te devi prendere posizione, così, ti devi mettere davanti, perché sennò lui ti fa male, cioè o fa gol o ti fa male a te. E tu facciamo una polizza come la mazza che ha finito tutti i punti di invalidità. E per chiudere in bellezza, sei teso? Sei teso per Federico Giunti? Questa è la chicca. Chiaramente siamo stati contenti di quello che abbiamo fatto vedere in campo. Federico Giunti invece allenatore, allenato Federico Cenerini, dove? Nel Gualdo Casa Castalla. E allora immaginiamo di essere negli... Giunti che presenta il Villa Biagio da adesso alla squadra attuale. Che ok, quindi immaginiamo Giunti da avversario che sì, affronta il Villa Biagio. Come lo presenterebbe? Allora, vai. Domenica giochiamo contro il Villa Biagio. Cioè, questi dietro c'hanno Cangi e Cenerini che fanno una gara chi è più lento. Sono due altoni, se gli metti la palla sopra la prendono più. Davanti alla difesa c'hanno un sagnellone di 2 metri che è Goretti, che è figa, vai 2 all'ora, è stralento, ha smesso 3 anni fa di giocare a calcio. Poi c'hanno Gramaccia sulla tre quarti che si inserisce dentro, però se gli lasci il tiro da fuori aria c'ha le ciabatte, mi chiappa ben poco. Però davanti però c'hanno Brunori, e Brunori tocca stargli vicino perché se becca la giornata giusta non ce n'è per nessuno.